Sì, la stazione delle Pavi Trevigiane ha un percorso che è ventennale, per l'esattezza nel prossimo anno festeggeremo il ventennale appunto di costituzione della stazione. Il percorso è partito quindi nel 2005 con un gruppo di volontari raccolti diciamo fra la maggior parte dei membri delle scuole del CAI, che quindi avevano già capacità tecniche per andare in montagna e che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo per fare questa attività di volontariato. Con la dirigenza del soccorso alpino sono stati poi portati avanti tutti i corsi formativi e il gruppo è partito appunto nel 2005. Da lì la stazione ha lavorato costantemente in collaborazione poi con le amministrazioni comunali, con le forze dell'ordine, con i Vigili del Fuoco, con le altre associazioni, crescendo secondo il mio punto di vista a livello di qualità e grazie anche al supporto del soccorso del SUEM, fornendo un servizio che secondo noi è molto importante insomma, per la comunità. Come si compone questa sede? Qualche caratteristica se ce la può spiegare? Sì, allora abbiamo la parte inferiore della sede dove sono ospitati i mezzi e i materiali pronti diciamo alla partenza, quindi i mezzi sono sempre dotati dei dispositivi che ci servono all'intervento, sono due mezzi differenti, un fuoristrada e un furgone comunque in grado di andare su fuoristrada, entrambi dotati di attrezzature simili, quindi sono intercambiabili. Mentre nella parte superiore abbiamo la sala riunione dove facciamo le attività diciamo, istituzionali di stazione e un'area di convivialità per i ristori e i temi degli interventi o nel caso di interventi molto lunghi come le ricerche persone dove magari intervengono anche altre stazioni, volontari di protezione civile o vigili del fuoco, magari abbiamo decine di persone, può essere molto importante avere la possibilità di ristorarli magari nelle pause fra una battuta di ricerca e un'altra. In qualità di responsabile del gruppo, che augurio fa per il futuro? Ma l'augurio è di avere almeno diciamo altri 20 anni di crescita, anche perché e colgo l'occasione, faccio i complimenti ai volontari dell'amministrazione perché in questi anni non si sono limitati a fare diciamo gli interventi e attività di stazione, ma si sono messi in gioco ottenendo qualifiche per esempio a livello cinofilo o a livello di formazione sia nazionale sia regionale, quindi hanno dato anche lustro alla stazione e al territorio che rappresentiamo anche fuori diciamo dalla regione Veneto, quindi l'augurio è di continuare questa crescita almeno diciamo altri 20 anni di crescita come quelli che abbiamo avuto.